per Bologna, nonostante quello che qualcuno possa pensare, perché se Bologna è come la conosciamo oggi, è perché così la volle Carducci. Allora, Carducci va collocato al centro della popolazione, parlava la stessa lingua, parlava l'italiano, quindi in tedesco. Il problema quindi di Carducci era quello di dare una unità a un paese che si stava formando. E andando indietro nel tempo, dove la trovò? Uno, nella romanità. Roma aveva reso l'Italia tutta unita. E da che cos'era rappresentata, cosa era rimasto della romanità? Il diritto. E il diritto si insegnava a Bologna. Quindi Bologna, città, si parla del diritto e quindi uno degli elementi costitutivi dell'unità d'Italia. Secondo momento, perché? Perché questa era la concezione di Carducci. Bologna è la città del diritto? Perché il diritto rappresentava la romanità, secondo la concezione di Carducci. L'unità d'Italia quindi iniziava dalla letteratura. La letteratura era il cemento della nostra vita. Carducci anche si inventò la Fosca Scritta a Bologna. Quindi diede a Bologna un concetto di città medievale che è ancora rimasto. Quindi l'immagine di Bologna, diritto, medioevo, è l'immagine di Carducci. Passaggio di progresso della civiltà umana sono stati ostacolati dal conservatorismo, che per Carducci era rappresentato dalla struttura della Chiesa. Sotto questo aspetto si avvicina molto Carducci a Mozart. Voi presumibilmente avete sentito parlare di un'opera famosa di Mozart, il Flauto Magico. Ebbene, il Flauto Magico è la rappresentazione della massoneria. Forse questo non tutti lo sanno, Mozart, affiliato alla massoneria, rappresentò la massoneria attraverso nell'opera Il Flauto Magico, che è la lotta del progresso contro l'oscurantismo. La lotta del progresso contro lo Stato, contro l'oscurantismo ecclesiale, state anche nelle conferenze qui a Bologna. Carducci entrò in dissidio anche però con la massoneria, per il semplice fatto che la massoneria prevede la partecipazione alle varie riti e lui ne era rimasto estraneo, quindi a un certo punto dice partecipi o non partecipi, e lui ne uscì. Per ritornarvi attorno al 1888, e qui c'è la questione di cui parlava Oriano. Quando entrò nella massoneria a livello nazionale, si resero conto che alcune persone che occupavano dei certe posizioni era conveniente tenerle nella massoneria, ma era anche molto difficile che partecipassero alla vita delle logge, perché avevano i loro problemi, ed era anche difficile che si esponessero. Allora, in quell'occasione, fu fatta una loggia particolare, che si chiamava Loggia Propaganda, in cui accoglieva le persone, coloro che si volevano affiliare alla massoneria,
innanzitutto senza una parola, una cerimonia particolare, ma erano affiliati all'orecchio del maestro. Quindi era un'iscrizione a voce. E non avevano l'obbligo di partecipare alle riunioni della loggia, una P2, che raccoglieva le persone di un certo livello che facevano parte, all'orecchio. E così la storia della P2 praticamente è la prosecuzione della stessa loggia costituita per Giosuè Carducci, costituita insomma alla quale si affidò Carducci insieme a tantissimi altri.